Ciao ragazzi e bentornati sul canale, finalmente siamo arrivati agli sgoccioli di questo torneo delle build. Oggi si sfidano le prime due vincitrici del girone precedente, ossia la build cosplay di Gatsu e la build del cavaliere normale. Entrambe build fortissime e che mi hanno sorpreso immensamente durante i vari gironi di questo torneo. Domani invece avremo la sfida tra le altre due vincitrici, ossia la build dei pugni stellari che proviene da due gironi fa, che aveva combattuto contro la ripescata spadone della luna, che si sfiderà contro la build della spada ornamentale, ossia della prima arma che otteniamo all'interno del gioco. Ora, siccome questo video sarebbe durato praticamente 4 secondi se non avessi aggiunto un secondo boss, e apro e chiudo parentesi, comunque alla fine della storia tutte le fight durano all'incirca un minuto, chiudo la parentesi, ho scelto di utilizzare Astel come boss secondario. Ci bufferemo prima di entrare all'interno dell'arena con Astel e appena superata la nebbia gialla partirà il timer. Come vi ho spiegato per tutti i video precedenti di questo torneo, o meglio che per tutti i video dove si sfidavano due build alla volta di questo torneo, ho deciso di portare un secondo boss perché nel caso in cui le due build dovessero chiudere la fight col boss principale nello stesso identico tempo, andremo a vedere il tempismo di completamento di questo boss secondario. Nel nostro caso per l'appunto Astel, che di per sé non è neanche un boss tanto forte, è soltanto un po' rompicoglioni perché tende a scappare qui lì per la mappa. Ora, mentre cincischeo, nel frattempo che cincischeo, abbiamo fatto fuori Astel con soli 48 secondi di tempo. Perciò, mentre continuo a chiacchierare, in sottofondo vedrete sfidarsi contro Astel la build cosplay di Gatsu. È il personaggio di Berserk, non è una brutta parola. Il boss principale di questi video è Hora Lu, che avete scelto voi con una votazione perché mi odiate, non lo so perché. Comunque, tendenzialmente è un boss sufficientemente rompicoglioni, che siate al primo, al secondo o all'ultimo New Game Plus, praticamente continuerà ad essere uno scassapalle. Ma vi dirò che con alcune di queste build è diventato praticamente come togliere le caramelle a un bambino. Questo perché, beh, effettivamente queste sono le build più forti che ho potuto partorire con la mia minuscola testolina. Detto questo, non vi spiegherò perché una build è meglio o peggio dell'altra, o meglio, non vi spiegherò i punti di forza di una build e dell'altra, ma bensì vi rimanderò al video originario di una build e dell'altra build dopo la fight con Hora Lu, quando vi mostro le statistiche. Nel frattempo in 46 secondi è morto Astel contro la build di Gatsu, quindi la build di Gatsu è in vantaggio, motivo per cui la faremo scontrare per prima contro Hora Lu. Anche in questo caso ci bufferemo fuori dall'arena perché questo ci permetterà di entrare all'interno dell'arena più o meno con tutte le build al pari. Cosa intendo al pari? Se io mi buffassi dopo l'ingresso nell'arena, in questo caso dovrei utilizzare una magia extra rispetto all'altra build che è la fiamma sanguinaria e quindi perderei più tempo prima di poter iniziare ad attaccare il boss. Perciò buffarmi prima di entrare all'interno dell'arena mi permette di avere lo stesso più o meno tempismo. Ovviamente il tempismo poi varierà in base all'RNG, quindi alla fortuna e ai movimenti che farà il boss di turno. Piccolo extra, dalla settimana prossima inizierò a pubblicare dei video dove vi mostro quali sono i metodi migliori per scansare, per ammazzare i vari boss del gioco, soprattutto i boss più difficili, quindi non aspettatevi Margit e Godric. Non ho ancora deciso con che arma lo girerò, ma molto probabilmente lo farò con la vincitrice di questo torneo. Detto ciò, in 57 secondi abbiamo freddato Hora Lu e andiamo a vedere subito le statistiche di questa build. A cominciare, come avete visto, dal balsamo portentoso. Abbiamo poi tutto il set del cavaliere notturno perché ci sta figo. Lo spadone pesante, la balestra a puleggia, la runa di Godric attiva. Andiamo a vedere adesso come si comporterà la build del cavaliere normale contro Godfrey. Questa build mi ha praticamente fatto sborrare come un idrante dalla prima volta che l'ho usata. È stata l'idea più stupidamente geniale che io abbia mai avuto, creare una build semplice. Perché in mezzo a tutte le Moonveil, il spadone della luna, lame di magma, eccetera, eccetera, mancava proprio una build semplice, una build normale, una build che chiunque
potesse inventare e usare comodamente. Perciò è nata questa build qui, con una semplice spada, un semplice scudo, una Ash of War abbastanza comune e niente di più, non utilizzo neanche grassi per potenziare l'arma, o meglio per dare un elemento all'arma, tantomeno magie che potenzino l'arma come fiamma sanguinaria oppure fiamma nera. E nonostante questo, guardate quanto è potente questa build, talmente tanto da battere Godfrey barra Horalu in soltanto 48 secondi. Adesso andiamo a vedere le statistiche di questa build e ovviamente l'equipaggiamento, composto dallo spadone pesante, lo scudo di ottone, un sigillo per utilizzare voto aureo, parte del set della corazza a scaglie e gli schinieri del veterano ai nostri piedi. Abbiamo il talismano del gran scudo, della spada curva, della lancia e la scheggia di Alexander per potenziare la nostra Ash of War. Ovviamente gli aromi del furore e nel balsamo portentoso ho la lacrima che aumenta la difesa assieme a quella che aumenta il recupero dell'energia. E adesso andiamo a vedere chi è ovviamente il vincitore di questa puntata. Beh, neanche a dirlo ragazzi, il vincitore è assolutamente la build del cavaliere normale. Non me lo sarei mai aspettato, perché con la build di Gatsu non solo abbiamo proccato la marcescenza a Godfrey, non solo abbiamo la fiamma sanguinaria, quindi possiamo buildare il sanguinamento e proccare il sanguinamento, non solo abbiamo una delle Ash of War più potenti del gioco che è l'artiglio leonino, nonostante tutto questo è comunque un'arma lenta, fa un puttanaio di danni e questo è verissimo, ma è un'arma lenta, il che la rende meno ottimale contro i vari boss del gioco, perché i boss non sono tutti uguali, non sono tutti lenti, stupidi e rincoglioniti come può essere il Fire Giant, ma anzi molti di loro sono molto mobili, molto veloci e quindi tendono a sfuggire ai vostri attacchi, soprattutto se i vostri attacchi sono lenti. C'è da dire che, come vi dicevo prima, per questa build io ho deciso, per mia scelta, di non usare magie che potenzino l'arma, ma fatto sta che se voi deciderete di usare questa build potrete tranquillamente utilizzare delle magie come la fiamma nera, la fiamma sanguinaria, l'armamento elettrificato, l'armamento sacro, l'armamento magico, quello che cavolo vi pare, così come i grassi, ossia gli oggetti consumabili che attivano uno status extra sull'arma, come ad esempio quello che ho appena usato io, il grasso marcescente, che dà appunto uno scaling di marcescenza alla vostra arma. Questo significa che con un numero consecutivo di attacchi, non so precisamente quanti perché dipende dalla resistenza del boss, potrete infliggere marcescenza al nemico, oppure il grasso fiammeggiante che aumenta leggermente il vostro danno con uno scaling da fuoco, ma soprattutto vi permette di fare più danni a quei boss e a quei nemici che soffrono appunto il fuoco. Quindi detto tutto questo, con le prove in mano, questa è sicuramente la build vincente di questo video, ma sarà sicuramente a mio parere la più papabile come build migliore del gioco, proprio perché è talmente semplice da essere rottissima. Detto tutto questo, io vi rimando a domani con la prossima sfida e a dopodomani con la finale direttamente. Perciò per oggi è tutto, ciao!